Approfondimenti legislativi, scientifici, psicologici e sociali della procreazione medicalmente assistita. A Taranto un incontro svoltosi alla presenza del Lions governatore Pasquale Ciommo e del presidente del Lions Club Taranto Città dei Due Mari Claudio Percolla. Si sono alternati gli interventi di Stefania Traini, psicologa e psicoterapeuta milanese esperta in materia di procreazione medicalmente assistita, Flora Lombardo Altamura, presidente del Comitato Sviluppo Donna Lions Taranto Città dei Due Mari, Matilde Percolla, avvocato e presidente della Onlus Strada per un Sogno e Mario Mignini Renzini, medico ginecologo specializzato in problematiche di sterilità e infertilità e referente del Centro Eugene di Taranto. Abbiamo parlato di sterilità, abbiamo parlato di come prevenire la sterilità, soprattutto in una zona come questa dove gli inquinanti ambientali possono fare grossi danni alle pazienti e alle coppie che cercano figli. Abbiamo cercato di dare un'informazione chiara, trasparente, che vuol dire non aspettare, fare subito una diagnosi in un centro qualificato che possa dare le soluzioni. Poi la soluzione può essere diversa, può essere l'adozione, può essere la riproduzione assistita, l'importante è che la qualità di quello che facciamo venga percepita e venga offerta alle nostre coppie.